Il sole dell'avvenire è un'espressione di Garibaldi, che disse che l'internazionale era il sole dell'avvenire. Garibaldi ebbe posizioni più radicali di quelle di Mazzini, ad esempio. Garibaldi appoggiò la Comune di Parigi, che Mazzini invece condannò. La figura di Garibaldi ebbe un forte influsso sui primi socialisti e i primi internazionalisti, e il Sole dell'Avvenire è anche l'intestazione di un giornale di Ravenna che fu uno dei più importanti giornali socialisti di quel periodo, diretto da Gaetano Siracusi, si chiamava direttore. È un periodo in cui si assiste a delle grandi trasformazioni economiche. Io non so, molti di voi magari ne sono al corrente, ma altri no. Molti non sanno che il territorio presente del Ravennate non era quello che è oggi. Non era così dedito all'agricoltura, non era così facile viverci, perché si trattava di una spaventosa sequela di paludi, in certi punti, soprattutto nei pressi della costa. E era un terreno profondamente malsano, in cui regnavano malattie di ogni tipo, eccetera. La storia del mio libro è la storia della trasformazione di questi terreni, la storia di una grande trasformazione. Il libro parte dal 1875 e dal 1900 circa. In quel periodo cosa succede? Succede che si crea intanto una massa piuttosto estesa di operai senza lavoro. Si tratta di contadini che venivano cacciati. Teniamo presente che è un periodo di crisi economica, fino ad oggi era ritenuta la più lunga della storia. Oggi forse siamo in competizione per il fatto che fu una crisi che durò quasi un ventennio, con varie fasi, ma soprattutto con degli effetti nefasti sull'occupazione, per cui si creò una massa di braccianti, poi voleva dire tutto, oggi noi pensiamo soprattutto al bracciante agricolo, ma il bracciante era un operaio generico che poteva essere agricolo o no secondo i periodi. Si creò questa massa enorme che poi trovò uno sfogo alla propria disoccupazione nei lavori pubblici. C'erano dei fondi per la bonifica, fondi che concedevano alle amministrazioni comunali che intraprendessero bonifiche dei porti e liti, e questa popolazione bracciantile trasformò la Romagna, soprattutto quella parte di Romagna, perché si occupò delle bonifiche che allora venivano fatte, anzitutto senza idrovore, venivano fatte a mano. Poi da queste parti, non in tutta Italia, da queste parti erano dette di colmata per il tipo particolare di lavoro che si faceva. Cioè si deviava un fiume che portava sabbia, veniva deviato su un terreno paludoso, il fiume pian piano riempiva di sabbia il terreno paludoso e si passava non alla terra asciutta, ma si passava alla risaia, si passava al terreno adatto alla cultura risaia. In un secondo tempo ancora la risaia stessa veniva assorbita e si passava invece a grandi estensioni di terreno di agricoltura. Talmente grandi che gli unici che potevano avere accesso era chi era fornito di ampi mezzi, da cui la nascita di un capitalismo nelle campagne, dove già esisteva una classe operaria che era rappresentata da questi braccianti, classe operaria non agricola. Io ho voluto raccontare, attraverso qualche esempio di vita, tutte queste trasformazioni di personaggi che non è che dominino queste trasformazioni,
sono personaggi che vivono sulla loro pelle in qualche modo, e sono personaggi che aderiscono alle teorie sovversive di quell'epoca, non solo socialisti o anarchici, ma anche repubblicani, che non sovversivi, aderiscono alle teorie sovversive dell'epoca più che altro per quello che vivono, perché nessuno dei miei protagonisti principali, non parlo dei personaggi di contorno, è realmente ideologizzato. Qualcuno è ribelle, qualche altro no. Ad esempio il personaggio femminile non è per niente politicizzato, ma a un certo punto le circostanze porteranno questo personaggio a interessarsi ad esempio delle prime lotte sindacali, diciamo. Ecco, io non so quanto devo parlare, faremo una cosa abbastanza non vorrei finire tutto, anche... no comunque sta di fatto che io ho voluto, insomma, fare una raffigurazione che però non fosse in nessun modo apologetica né a fini didattici, eccetera. Non troverete, io spero almeno, non troverete tracce di retorica nel mio libro. Lui mi chiedeva delle scelte che fanno i personaggi, ripeto, non sono ideologiche, certo si trovano a una situazione controversa. Perché il grosso della storia si svolge prima che nascesse il Partito Socialista Italiano. Ovviamente gli anarchici esistevano da un bel pezzo, l'Internazionale, la Federazione Emiliano Romagnolo dell'Internazionale era stata di impronta anarchica, subito aveva seguito Bakunin e non Marx. Quindi gli anarchici esistevano. Ma la forza sicuramente preponderante erano i repubblicani. A un certo punto però nasce qualcosa di intermedio che costituisce la culla in qualche modo, o una delle culle del movimento operaio italiano, cioè viene fondato un partito molto curioso agli storici, il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, che diventa Partito Socialista Rivoluzionario Italiano, che è ampiamente ignorato oggi, ma è ignorato già pochi anni dopo la sua sparizione. Questo partito ha una caratteristica di aver inciso molto su una persona, cioè me, nel senso che io feci la tesi di laurea su quel partito lì e nessuno sapeva che cavolo fosse questo partito. Io avevo trovato delle tracce del partito stesso, ovviamente molto legate al suo fondatore Andrea Costa, che è il grande leader socialista imolese. Andrea Costa lo conoscevano più o meno tutti e si sapeva che aveva creato un partito, ma nessuno aveva mai studiato chi facesse parte di questo partito, quanta gente ci fosse, se avevo un radicamento o no, quale fosse la sua attività quotidiana. Mi fu difficilissimo riuscire a fare accettare una tesi del genere, perché i docenti, non sapendone nulla, pensavano che fosse un argomento trascurabile e mi rimbalzavano dall'uno all'altro finché per carità il preside della mia facoltà, che era la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, accettò lui, ma perché non nessuno mi voleva. E io scrissi questa tesi di laurea che poi fu pubblicata l'anno dopo e adesso è stata anche ristampata in occasione di questo libro, in cui parlavo di questo partito che era curioso perché da un lato aveva la teoria era la stessa degli anarchici, ma d'altro lato metteva la partecipazione alle elezioni con una via di mezzo, un trade union, che era la conquista dei comuni. Cioè questo partito riteneva che intanto che la rivoluzione fosse inevitabile, non era
non poteva esistere una conquista non violenta del profilo. Ma la rivoluzione non è che la si potesse fare, la si poteva agevolare. E per agevolare si trattava di far cosa? Di conquistare come delle posizioni intermedie e soprattutto i comuni, e mettere in lotta, dicevano loro, i comuni con lo Stato. I comuni a un certo punto avrebbero rifiutato l'autorità statale e si sarebbero, avrebbero costituito l'embrione della società futura, che poi era la grande ispirazione, era la Comune di Parigi. Questo era il progetto ben diverso da quello del socialismo che era dopo. E in Romagna fu questo che si radicò. Si radicò anche notevolmente. Intanto furono migliaia di aderenti a questo partito. Io nella tesi di laurea calcolai anche esattamente il numero, anche perché avevo i nominativi, mi ero procurato gli elenchi, quindi li conoscevo quasi uno per uno. Erano diverse migliaia, anche se certamente le parti attive erano più limitate. Devo dire, a Faenza pochissimo. Che pure Faenza no? Faccio un inciso. Faenza non ha, anche per distrarre le nuove persone, Faenza non ha una grossa storia nel movimento operaio, eccetera, rispetto al resto della Romagna. Qua hanno prevalso per tantissimo tempo, oggi non lo so, ma hanno prevalso forze cattoliche, certo. Però Faenza ha avuto delle caratteristiche. Nel 1900 le prime importanti leggi di resistenza di Romagna nacquero a Faenza, prima che Ravenna, per esempio, eppure Ravenna era stata una culla del socialismo, quindi Faenza ha avuto in realtà il suo ruolo, però vabbè, Ravenna era Ravenna. E in questa città sorse questo partito, nacque il giornale Il Sole dell'Avvenire, che poi si chiamò in un secondo tempo in Comune. Più tardi riuscirono a conquistare i comuni, se Imola che Ravenna. Imola è rimasto più noto, ma in realtà le cose più importanti furono fatte a Ravenna, a dire la verità. Per esempio venne soppressa la figura del falsatore e tutti i lavori pubblici furono dati a chi? Alle cooperative. Che era una delle armi che usava il Partito Socialista Rivoluzionario. Per cui la Romagna dell'ora si riempì in breve di cooperative. La prima e più importante fu l'Associazione Generale Operai Braccianti del Comune di Ravenna, diretta da Nullo Baldini e Armando Armusti. Nullo Baldini è rimasto nel ricordo, ma Armusti ad esempio un po' meno. Sono spariti dalla memoria tutti coloro che collaborarono a questo progetto. A un certo punto la Romagna fu un caso quasi unico europeo di concentrazione di forze. Non c'era. Per esempio in Francia i socialisti erano moltissimi, ma in nessun luogo tanti quanto in Romagna. Questo qua si riuscì a fondere in qualche modo la tradizione risorgimentale con la tradizione repubblicana. Avevano la bandiera rossa i repubblicani, ricordiamoci, il primo embrione di socialismo. Non che da questo si passasse direttamente al socialismo del 1892, al PSI, poi chiamato PSI, no. Ci fu una fiera resistenza, i romagnoli non ne vogliono sapere dei turati dei suoi. Ma c'è vero, se poi incuriosisce, nel libro comunque c'è.